Zeta come Zabaione. Lo Zabaione ognuno ce l'ha nei ricordi, penso, almeno della mia generazione, dell'infanzia. Io spesso da piccolo mi chiamavano Biafra, ero secco secco, chi l'avrebbe mai detto? E mangiavo sempre, però evidentemente avevo dei problemi di metabolismo, non lo so. Parliamo di periodi preadolescenziali, quindi non c'erano tempeste ormonali che mi massacravano. Ma mia nonna mi faceva lo Zabaione, che a me faceva veramente orrore, perché io col dolce non ci ho mai avuto niente a che fare, ma mangialo perché comunque ti fa bene, ti fa bene, ti fa bene. Io lo mangiavo perché comunque non è che si rifiutava niente. Sostanzialmente che cos'è? Uovo, anzi rosso d'uovo e zucchero. Poi viene arricchito nelle varie fasi dell'età diversamente, noi lo arricchiremo certamente. Non faremo lo Zabaione per bambini, faremo lo Zabaione per adulti. Ma questo non vuol dire che sia meno buono o più buono. Allora il bambino va educato comunque con intanto due sapori, zucchero e uovo. Per noi adulti che siamo cresciuti anche nella fascia dei pensieri, del gusto, e quindi ci metteremo del sagrantino passit, molto yeah, e un nulla di brandy. Meglio sarebbe il cognac, ma non abbiamo in questo momento la disponibilità. Ecco, quindi bando alle ciance, prima raccomandazione. Quando prendete l'uovo e vi serve il rosso, mi raccomando, toglietegli tutto quello che riguarda la chiara, nel senso che ci sono quei due cordini che tengono, ecco, là e l'altro. Ne faremo due perché io sono grosso. Vai giù. Ci sono quei cordini, ecco, questi, vedi, questi qui, devono andare via. Cioè la chiara non ci deve proprio rimanere. Se volete fare un... perché ci sono nella chiara delle sostanze che annullano a crudo i benefici del tuorlo. E poi ci sono varie scuole di pensiero sullo Zabaione, perché se voi andate per esempio in Piemonte lo cuociono un po', ma forse due sono pochi, facciamone tre, via. Tanto qualcuno se lo mangerà, vero? Quindi mi raccomando, state attenti a togliergli tutta la cara e i calazzi, eccoli qui, uno e due, via, perfetto. Là. Stavo dicendo che in Piemonte lo cuociono, ma niente è sbagliato. Io sostengo che cuocendolo le vitamine termolabili presenti nel tuorlo se ne vanno, quindi se io devo prendere qualcosa che sia energetico, vitaminico, rinforzante, rinvigorente, eccetera, eccetera, oltre allo zucchero, ovviamente ci metterò un po' queste altre cose vagamente alcoliche. Ecco. Ora con il cucchiaino, ma no, si fa notte, ci mettiamo un po' di zucchero e cominciamo a smucinare, poi ne aggiungeremo, ma intanto facciamoglielo prendere. Mia nonna diceva sbatti amore di mamma, sbatti, che deve diventare bianco. Ho capito, mi facevano i muscoli del braccio come due prosciutti. Molto molto bene. Vedete che comincia a cambiare colore, che si sbianchisce? Prima era giallo, 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 adesso sta diventando più bianco. Quando stavi male con la tosse, ti ci mettevano il latte e il miele, quindi proprio zuccheri a mille. Che non è che ci facevano male. A quei tempi non c'era la demonizzazione di questo o di quello. Adesso si demonizza un po' tutto, ma penso che lo Zabaione sia rimasto un classico. Ma che meraviglia, guardate. Eccolo qui. Ultima botta secca, che si deve montare un po'. Splup, 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 splup.
Vedete come si è gonfiato dentro la tazza? Molto, molto bene. Guardate che è quasi bianco, eh? Ecco. Non è che dico bugie, eh? E quindi col ditino puliamo il frustino. Buono. Buonissimo. Adesso, non con la frusta, ma con una forchetta, dobbiamo amalgamare piano piano un goccetto di sagrantino. Per capire che è andato bene, vedete che è entrato dentro, non è rimasto fuori, ho fatto sblup. Vabbè, mettiamoci un goccetto e prendi, che sa mai. Questo invece non va dentro, rimane sopra. E piano piano, senza smontare niente, vedete che stava sotto? Perché se sbagliate la situazione, rischiate di farlo smontare, impazzire, come se fosse una maionese. C'è qui un personaggio in cerca d'autore che vorrebbe che io facessi una sorta di brûlée. Facciamola. Perché è come i bambini, se poi gli dici di no si mette a piangere, capite? Sentiamo un po' com'è sta cosa. Mamma mia, raga. Vedete, mettete un po' di zucchero sopra. Così. Tanto era amara. Io nel taschino ho sempre l'accendino. Perché vedete, il gusto, c'è un famoso detto che dice ogni lustro si cambia gusto. Gli diamo una caramellizzata sopra, vedete, così, così lui è contento. Ale! Se vogliamo fare eleganti, questo di lato lo togliamo, ma è buono, eh? Non è che va buttato, eh? È solo perché non è bello da vedersi, ma buono da mangiarsi, perché lo zucchero quando caramellizza cambia sapore, c'è un retrogusto un po' amarotto che a me non dispiace. Mi lavo le mani. E adesso, per un buon zabaglioncino, ci vuole il cucchiaino. Il cioccolatis in fondo, togliamo la cosa, questo è un 50%, guardate come si sfracagna bene. E poi sopra, ti prendi così proprio, basta, ci fa male. Non è uno zabaglione per bambini, punto. Ecco, faremo un test. Ci prendiamo questa parte caramellizzata sopra. È molto, molto alcolico, però non è disdicevole. Quindi un'altra cucchiaiata, ecco. Quindi bando alle ciance, salutiamoci così senza rancor, perché viva il zabaglione, chi lo fa e chi suo ciuccia.